Paolo Orsini, IRD Engineering. Giovanni Minisola, gruppo Bonifica. Roberto Carpanetti, amministratore delegato di Rina Consulting. Bisogna accedere a uno di questi siti che forniscono quotidianamente i tender di tutto il mondo, si scelgono i settori dove uno si sente più forte e i paesi dove ritiene di poter accedere con più facilità. Usiamo soprattutto il Development Aid e poi in particolare per quello che riguarda la EDB c'è un sito dove siamo registrati e dove si hanno pure informazioni su gare in preparazione, aggiudicazione, cioè c'è un buon database dove si può attingere a varie informazioni. Sono tutte gare online, più delle volte, talvolta vengono anche eseguite per invito, cioè ci sono diverse procedure all'interno delle banche, vengono definite diciamo un certo numero di società invitate a partecipare alla gara, oppure sono bandi pubblici che sono pubblicati sui siti delle banche stesse. Il partner locale ha un ruolo importantissimo perché, come dicevo precedentemente, è quello che porta alla cultura locale. E qualsiasi progetto, qualsiasi realizzazione ha una componente meramente tecnica, ma anche una componente di interpretazione culturale del sito, diciamo, nella quale si sviluppa. Prima di tutto deve essere ben ammanicato con l'amministrazione, perché può essere bravo quanto vuole, ma se non è ben ammanicato c'è poco da fare. E poi deve essere chiaramente, deve avere la capacità tecnica e anche finanziaria di potersi supportare in non avere problemi. È molto meglio, diciamo, lavorare condividendo il lavoro con altri soggetti ed essere sicuri sostanzialmente di farlo, piuttosto che provare a fare le cose da soli senza nessuno e farne di più. Andare sul posto e investire. Perché non si può pensare di fare manifestazioni di interesse alla lontana, nel momento in cui si vede che si comincia a quagliare qualcosa bisogna stabilire un ufficio locale che ha i contatti con l'amministrazione, anche con gli enti fondatori. La mia politica è quella di andare per aree contigue, cioè non avere un contratto in Sud America, uno in Africa, uno in Indonesia, che poi anche è più difficile da gestire. Quindi l'area che abbiamo scelto quando siamo partiti dai Balcani, Europa dell'Est, Caucaso, Russia, Centro Asia, sono aree sempre molto vicine, se faccio una missione magari riesco ad andare in 3 paesi nella stessa settimana. No, non con l'EDB, con l'EDB no. Quelle poche volte che l'abbiamo fatto, perché proprio c'erano delle evidenze così grandi, poi ci siamo pentiti perché non piace, le banche non piacciono i complaint, non piace prolungare i tempi. Uno dei rischi principali quando si presentano queste offerte di gara sono i costi occulti, e uno dei costi occulti di solito è l'aspetto fiscale. Di solito questo non vale con le DB, perché le DB sono quasi tutti i contratti che fanno loro sono tax free, non ci sono tasse. Quando sono gare importanti e portiamo a mano l'offerta, quando uno presenta una gara da 5-8 milioni la porta a mano. Con la Banca Asiatica loro preparano un congresso ogni anno a marzo a Manila, che ritengo molto interessante perché fanno una presentazione di tutti i programmi di investimento che hanno nei vari continenti, e poi c'è la possibilità con un'organizzazione veramente ben fatta di parlare direttamente con i country manager, con i regional manager di tutte le varie attività che svolgono. Quindi uno si siede con la persona che è responsabile dell'Afghanistan o del Kazakistan e parla veramente a quattro occhi dei progetti che sono in corso, delle necessità che hanno, e anche farsi conoscere. Noi anche come OICE invitiamo i nostri associati sempre a provare, anche se magari è difficoltoso, anche se si sta parlando dell'altra parte del mondo e uno magari si spaventa un pochettino. Invece posso assicurare che, diciamo, si riesce a lavorare in una maniera abbastanza buona, pulita,
e le cose importanti sono che ci sia, diciamo così, la possibilità di esplicare le proprie capacità tecniche, di lavorare in, tra virgolette, in serenità anche riguardo a quello che è poi il successivo pagamento.